Tasi, tassiamo questi asini italiani che si piegano a 90 sempre di più davanti a questo Stato. Tra quanto passerà ancora prima che ci succhiate il sangue? Ditemelo. Così almeno mi preparo, mi comincio a mettere la farfalla qui e la tengo lì pronta tutti i giorni. Mezzo litro di sangue, e così almeno la chiudiamo qua, perché non se ne può veramente più. Io lavoro dal 1 gennaio al 31 dicembre, ma fino al... cos'è? Fino al... a metà luglio, a metà agosto lavoro per lo Stato. Non ce la facciamo più, stiamo raggiungendo un punto di esasperazione. Quando il popolo arriva all'esasperazione, dopo non lo so, il sistema salta. A un certo punto, quando tiri la corda, la tiri e si spacca, e quando la spacchi è spaccata. Signori, facciamoci l'esame di coscienza, cerchiamo di andare a fare pulizia, cerchiamo di andare a capire dove tutti questi milioni spariscono, vengono succhiati, vengono mangiati, vengono rubati agli onesti lavoratori, perché parliamoci chiaro, cioè, allora, 30 anni fa, tanto per fare un esempio del cavolo, c'era il lotto, e c'era la schedina del Totocalcio, 13, facevi 13, vabbè, c'erano questi due giochi. Adesso il lotto tre giorni alla settimana, c'è il Superenalotto, ci sono i gratta e vinci, tutte cose ovviamente monopolio dello Stato, soldi che entrano, che non entravano 30 anni fa, dove cazzo finiscono? Certo, no, vabbè, sono diminuite tante altre tasse, ma quali diminuite? Continuano ad aumentare tutto. 30 anni fa i nostri genitori andavano a lavorare, facevano gli operai, riuscivano a risparmiare e costruirsi una casa. Oggi noi lavoriamo in banca, abbiamo uno stipendio anche bello rotondo, ma non ci avanzano 100 euro al mese, la casa non ce la costruiamo più, cioè, però qualcuno regaliamo, basta, non voglio andare avanti, perché dopo vengo etichettato come sempre, capito? Non ce la facciamo più, attenti però, perché quando è troppo, è troppo. Ciao a tutti.